Orlando Bloom ha fatto di recente un viaggio che lo ha portato allo Spirno Children's Center a Kiev, la città capitale dell'Ucraina, andando a sostenere l'UNICEF, questo ente così importante che ha obiettivi di tipo umanitario. È la seconda visita in Ucraina dall'anno 2016, quando si recò proprio nella parte orientale di questo bel paese dell'est europeo, andando a visitare Mariupol, Kramatorsk, Slovjansk e Sviatorsk. È stato proprio l'attore che ha raccontato il suo viaggio, mettendo un video anche nei social network, quindi Instagram, in cui diciamo che ha un incontro piuttosto buono, piacevole, con l'attuale presidente dell'Ucraina, ossia Zelensky. Insomma, per farvela breve, è stato un incontro che in qualche maniera è stato anche abbastanza buono. Si parla di guerra, si è parlato, ha visitato già diverse città ucraine e ha preso coscienza in maniera ancora più rafforzata di quello che effettivamente parlando è la guerra che purtroppo vuoi o non vuoi coinvolge in modo abbastanza determinato paesi che a volte dovrebbero essere, diciamo così, tenuti lontani da questa entità che a volte spaventa, turba, sciocca e lascia strascichi importanti nelle nazioni che vengono ad essere coinvolte da questa piaga da abbattere, che deve essere abbattuta. Da narratore italiano di YouTube Italia è tutto, un saluto caro a voi, iscrivetevi al canale e al prossimo video.